Nizza Monferrato, 20 ottobre 1879. Viva Gesù, Maria e San Giuseppe. Mia carissima Suor Giovanna, ho ricevuto con piacere la tua cara lettera e sono contenta delle belle notizie che mi hai scritto. Ho sentito che avete fatto i santi esercizi, ne sia lode a Dio che vi ha fatto una sì bella grazia. Mi sono consolata tanto che tante ragazze si sono confessate e hanno fatto la Santa Comunione. Va tanto bene così. Non bisogna che ti scoraggi quando senti che il mondo parla male di voi o delle vostre maestre o scuole o di monache o di preti o che so io. Se il mondo parla così, è segno che noi siamo dalla parte di Dio. Il demonio è arrabbiato con noi e noi dobbiamo farci ancora più coraggio. Non sto a darti notizie di questa casa. Suor Angiolina, direttrice, te le darà a essa. Le ho scritto una lettera lunga. Anzi, le dirai che te la legga o te la dia. Anzi, mi dimenticai di raccomandarle una cosa che le dirai tu. Dirai che dovete stare bene attente alla sanità di tutte. Se ci manca questa, non possiamo più far niente, né per noi né per altri. Dimmi un po', Suor Giovanna, cara mia, sei sempre allegra? Sei umile? E le suore come le tratti? Con dolcezza e carità? Cara mia, ti raccomandone di essere di buon esempio alle tue sorelle. Bisogna che tu sia modello di virtù in tutte le cose, principalmente nell'esattezza della santa regola, se vuoi che la barca vada avanti bene e se vuoi che le figlie ti abbiano rispetto e confidenza. Non ti dico questo per farti nessun rimprovero, anzi so che fai tutto quel che puoi perché le cose vadano bene. Ma te lo raccomando questo perché mi sta troppo a cuore. Coraggio, Suor Giovanna, mia cara figlia, facciamo un po' di bene finché abbiamo un po' di tempo. Questa vita passa presto, in punto di morte saremo contente delle mortificazioni, combattimenti, contrasti fatti contro il nostro amor proprio e noi stesse. Ti raccomando di non scoraggiarti mai se ti vedessi carica di tante miserie. Mettiamoci la nostra buona volontà, ma che sia vera, risoluta, e Gesù farà il resto. I nostri difetti, se li combattiamo con buona volontà, sono quelli che devono aiutarci ad andare avanti nella perfezione, purché abbiamo vera umiltà. E ragazze ne hai tante? Ricordati di dare buon esempio con belle maniere. Di loro un viva Gesù da parte mia e che recitino un Ave Maria per me. Io le raccomando sempre nella Santa Comunione tutte le mattine. Lo dirai anche alle suore di pregare molto per me, per tutta la nostra congregazione e per i superiori che tanto faticano per noi. Tua sorella sta bene, è allegra e pare che voglia farsi buona. Ti saluta tanto e si raccomanda le tue preghiere. Sta tranquilla che ne ho tutta la cura. Stammi allegra, fa coraggio a tutte le altre e abbiti riguardo nella salute. Sta umile. Porgi i miei rispetti a codesto buon reverendo direttore e raccomandami alle sue fervose preghiere e scrivimi quando hai occasione. Dio ti benedica e ti faccia tutta sua e nel suo cuore sacratissimo credimi sempre in Gesù, la tua affezionatissima, la povera Suor Maria Mazzarello.